nell'attività di informazione, nell'attività di lotta per smascherare ciò che accade dietro gli allevamenti di animali da pelliccia, ciò che accade negli impianti dove questi vengono, dove gli animali vengono imprigionati, dove subiscono il trattamento che conosciamo. In quanto attivista è importante sfatare alcuni luoghi comuni che riguardano l'utilizzo di pellicce per vestirsi e l'utilizzo di parti di queste, parti di insetti in pelo o pelliccia, che vengono utilizzati largamente per adornare giacche e giubbotti. Ci sono alcuni di questi luoghi comuni che intendiamo sfatare stasera. In 5 punti cercheremo di toccare appunto i 5 argomenti principali che riteniamo siano di fondamentale importanza nella diffusione per scoraggiare l'acquisto di capi contenenti questi inserti. Posso comprare indumenti ed altri oggetti, giacche, capotti, stivali, borsette, ornati con pelliccia, tanto si tratta solo di ritagli di pelliccia e non faccio male a nessuno. In realtà non si tratta di ritagli né di scarti, ma gli animali vengono uccisi appositamente a tale scopo. Oggi il mercato delle pellicce si basa principalmente sugli inserti di queste, usati per ornare giacche, cappotti, stivali, borsette, parca, eccetera. Ciò accade perché le pellicce classiche non andavano più di moda, soprattutto grazie ad una crescente sensibilità nei confronti degli animali. Con lo stratagemma degli inserti, il settore pelliceria, complici molti stilisti, è riuscito a rimettere in gioco la pelliccia animale, facendola sembrare un capo innocente. Se un capo è made in Italy, anche la pelliccia che lo orna ha la stessa provenienza. Anche questo è un luogo comune da sfatare. Il Made in Italy che leggiamo sulle targhette e sui cartelli pertinenti i capi che andremo ad acquistare o che abbiamo acquistato si riferisce al luogo in cui il capo è stato confezionato o ridistribuito, non alla provenienza della materia prima, la pelliccia. Oltre il 90% delle pellicce usate per gli inserti provengono dalla Cina, qualunque sia l'origine indicata in etichetta. In Cina non esiste la più elementare legge a tutela del benessere animale e gli animali vengono allevati in condizioni disumane, storditi e bastonate e scuoiati quando ancora vivi. Terzo luogo comune. Una pelliccia che non proviene dalla Cina ma da allevamenti certificati europei rispetta gli animali e si può acquistare. Nell'era di internet e delle missioni su Marte non abbiamo alcun bisogno di scuoiare degli animali per vestirci e tantomeno per trasformarli in inutili ornamenti per cappucci. Se poi vogliamo parlare del benessere degli animali negli allevamenti europei, guardiamo pure i numerosi documenti video disponibili in rete e traiamo le nostre conclusioni. Gli animali hanno una sorte solo di poco migliore di quelli degli allevamenti cinesi. Quarto luogo comune. Il pelo che orna le giacche è sicuramente sintetico perché il prezzo è basso, perché è colorato, perché è ruvido. Le pellicce che ornano le giacche ed altri oggetti sono vere nella stragrande maggioranza dei casi. Il prezzo non ha alcuna rilevanza, spesso, anzi, si tratta di capi molto economici, alla portata di tutti. Dipende soltanto se decidiamo di acquistarli in una boutique o in un negozio cinese. A prescindere dal prezzo e dalla qualità del capo che possono essere molto diversi, la pelliccia è vera e nel 90% dei casi proviene da paesi fuori dall'Europa. Nemmeno il colore e l'aspetto hanno una rilevanza. Le pellicce vere sono spesso colorate, rasate, intrecciate,
ruvide, simulando in tutto e per tutto una pelliccia sintetica. Quinto luogo comune. Sull'etichetta c'è scritto pelliccia a norma di legge o non è stato usato alcun animale domestico o minacciato di estinzione. Allora posso stare tranquillo. Anche in questo caso purtroppo la realtà è un'altra. Tutte le pellicce sono a norma di legge ed è abbastanza ovvio che non vengano usate pelli di animali protetti dalla Convenzione di Washington. La lontra dalle guance bianche, ad esempio, l'istrice crestata o il puma della Florida. Pellicce di volpi, visoni, conigli e numarschi scuoiati vivi in Cina o morti per elettrocuzione o asfissia in Europa sono invece del tutto legali qui da noi. Anche in Italia, infatti, è vietata la vendita di pellicce di animali domestici quali cani e gatti. Di fatto, però, non è possibile effettuare dei controlli, visto che non esiste l'obbligo di etichettatura degli inserti e che nessuno potrà mai distinguere una pelliccia di cane da quella di numarschi o di gatto da quella di coniglio, specie se lavorate, rasate e tinte. Soltanto il test del DNA potrebbe in alcuni casi essere utile, ma per ovvi motivi non può essere effettuato di routine su ogni inserto di pelo. Quindi teniamoci alla larga da negozi che vendano capi in pelliccia e giacche e giacconi ornati con questo tipo di prodotti. Dietro ad ognuno di questi si cela un mercato di morte e di sofferenza per milioni di animali che vengono catturati in natura o che vengono fatti nascere dentro gli allevamenti e fatti vivere in gabbia per poi venire selvaggiamente uccisi.